siamo tutti, immagino, impazienti di ripartire. Abbiamo sempre messo e continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di ponderare tutti gli interessi in campo, teniamo anche conto della tenuta, ci sta molto a cuore anche la tenuta del nostro tessuto socio-economico, del nostro tessuto produttivo. La nostra determinazione è quella di allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per poter far ripartire quanto prima in condizioni di sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime. Non siamo però ancora in quella condizione di poter ripartire a pieno regime. Dobbiamo quindi attendere ancora. Buongiorno e benvenuti al dibattito di Omnibus. Allora, partiamo da qui, partiamo dall'inizio della conferenza stampa di ieri sera di Giuseppe Conte, una conferenza stampa che è stata a lunga attesa nell'arco della giornata e i motivi poi per chi ha seguito la conferenza stampa ieri sera in diretta sono a voi assolutamente noti, ve li ripetiamo rapidamente. Due i cardini fondamentali: uno, da una parte il lockdown e il rinvio al 3 maggio alla riapertura sostanzialmente, oppure comunque possiamo dire così il prolungamento fino al 3 maggio di tutte quante le misure che sono state prese dal governo in questo momento in tema di quarantena del paese, con alcune eccezioni, andremo a vedere poi quali sono, e dall'altra parte invece il braccio di ferro con l'Europa, con il MES e l'Eurobond, che per i toni e per i contenuti della conferenza stampa hanno fatto molto discutere sia in serata che stamattina, anche sui giornali sono pieni, e possiamo immaginare che anche nell'arco della giornata ci saranno diverse reazioni. Allora, io intanto do il buongiorno agli ospiti di oggi. Qui in studio con me stamattina c'è Alberto Castelvecchi, buongiorno. Buongiorno a voi. Esperto di public speaking e docente della LUIS. Poi vedo in collegamento Gianni Trovati, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Pietro De Leo del Tempo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E tra poco ci raggiungerà anche in collegamento via Skype Claudia Fusani al di Tiscali.it. Allora, io partirei da te Gianni, prima di entrare nella polemica politica, insomma, e ascolteremo le parole di Conte, che Conte ha riservato ai leader dell'opposizione, a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, vorrei rimanere intanto sulle misure. Allora, ieri Conte doveva fare questa conferenza stampa, doveva essere alle 2, poi è stata posticipata alle 5, sostanzialmente siamo arrivati all'ora di cena, pochi minuti prima delle 20. Conte ha fatto una piccola apertura per quanto riguarda alcuni settori di produzione, come ad esempio l'uso delle aree forestali, la silvicoltura, insomma tutto quello che ha a che fare insomma con il paesaggio e gli alberi, le opere idrauliche, il commercio all'ingrosso di carta e cartone, e poi per le aziende che non possono lavorare è consentita la spedizione della merce in giacenza. Poi le cartolibrerie, altro tema insomma che è stato lungo dibattuto, le librerie. Insomma, una piccola apertura che c'è stata. Che opinione ti sei fatto intanto su questo tema? E soprattutto Conte ieri sera ha annunciato la nascita di questa nuova task force che dovrebbe occuparsi della fase 2 o fase 3, i giornali si stanno sbizzarrendo anche da questo punto di vista, insomma, che dovrà lavorare sul rilancio del paese, quindi sostanzialmente dare quelle che sono le linee guida su come dovremmo convivere nei prossimi mesi con il Covid. A te. Sì, le aperture, diciamo così, decise dalla riunione di ieri e quindi nel nuovo DPCM sono aperture di settori molto chirurgiche, diciamo così, piccoline, perché non, i numeri di questi giorni ci dicono che ovviamente non ci sono le condizioni per una ripartenza a raggio più ampio. Il tema è però come, con che termini e sulla base di quali criteri ipotizzare invece una riapertura più importante, come chiedono per esempio le imprese, ovviamente alle prese con gli effetti economici che ovviamente si intensificano con il prolungarsi dell'apertura. Ecco, di questi criteri, di questi parametri più o meno oggettivi e più o meno condivisi, al momento non c'è traccia, tanto è vero che si va avanti di settimana in settimana, anzi di due settimane in due settimane. Ora il nuovo appuntamento è fissato
per il 3 di maggio. Speriamo tutti che per il 3 di maggio la curva epidemiologica sia in rapida discesa, molto più in modo evidente rispetto invece a come è oggi, ma insomma servirebbero dei criteri e dei parametri. Criteri e parametri che a questo punto appaiono affidati a questo comitato, comitato di tecnici, di esperti e così via, che non si dovranno occupare naturalmente della parte sanitaria, ma dovranno tracciare delle linee per rimettere in moto la macchina di un paese, la macchina economica di un paese che si è un po' bloccata nelle fasi. Gruppo nelle fasi abbastanza che eterogeneo, vivendo. Gianni, cioè ci sono esperti del, insomma, del mercato del lavoro, psicologi, tutti guidati da Vittorio Colao, ex numero Vittorio uno Colao. Di Vodafone, manager apprezzato, insomma, già diverse volte in passato anche il Premier Conte. Sì, eterogeneo perché gli aspetti da affrontare sono tanti. Molti perché c'è appunto una questione strettamente economica, c'è una questione sociale, c'è una questione anche di psicologia collettiva, insomma, in queste settimane che noi trascorriamo a casa, lontano dalla vita sociale normale, diciamo così, si creano delle dinamiche che poi andranno piano piano superate, anche perché ormai è archiviata l'idea di una ripartenza, diciamo, che metta in moto tutto come prima. Non si farà la vita di prima, non ci saranno le abitudini di prima e bisogna invece costruire un modo di stare assieme, di lavorare, di far andare le fabbriche, di far andare i servizi pubblici che è diverso dal passato e lo sarà, sarà diverso per alcuni mesi. E a questo serviranno molto queste 3 settimane sostanzialmente, Gianni? Serviranno per abbozzare delle linee guida. È un comitato molto ampio, però insomma di valore e il Colao, che è stato chiamato, diciamo così, a coordinarlo e a dirigerlo, è un nome molto stimato in maniera del tutto bipartisan, mettiamo così, e serve un po' a mettere sulla scena anche delle entità e delle persone, entità il comitato, persone che sì, lo compongono, che siano un po' pulite rispetto agli schizzi di fango di una polemica politica che invece non accenna a diminuire, anzi e qui entriamo, cresce di giorno entriamo, in giorno, Gianni, che non aiuta l'autorevolezza di chi la fa. Assolutamente, poi entriamo anche l'autorevolezza nei confronti poi della trattativa con l'Europa. Perché, e do il buongiorno a Claudia Fusani, che dovrebbe essere collegata, buongiorno, fiscali.it. Allora Claudia, perché nell'attesa, in questa lunga attesa della giornata di ieri, è stata, diciamo, puntellata tutta una serie di fatti. Da una parte c'è stata la proposta da parte del capogruppo della Camera Delrio di proporre quella che è stata ribattezzata un po' da tutti una forma di patrimoniale, di tassare i redditi sopra gli 80.000 euro. C'è stata la presentazione di un documento da parte di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle con a capo Cabras, oggi c'è un'intervista anche sulla stampa, e poi c'è stata anche sulla nomina di Colao, insomma ci sono stati alcuni mal di pancia. E soprattutto c'è stato per la prima volta forse uno scontro molto forte all'interno della maggioranza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Beh, diciamo che in queste ultime settimane questo scontro tra PD e 5 Stelle si era già visto, soprattutto per quello che riguarda la vicenda sul decreto per dare soldi alle aziende, quindi sì, Cassa Depositi e Prestiti, chi controllava, chi doveva controllare il ruolo della SACE e così soldi, via. E lì c'è stato uno scontro fortissimo. Diciamo che in questo periodo io sto vedendo, noto come soprattutto alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, quelli che sono al governo, in primis il ministro degli esteri, sono molto attenti a quelle che sono le leve del potere e quindi le leve dei soldi. Si impara stando al governo, però mi rendo conto che la famosa scatoletta di tonno che loro volevano aprire l'hanno aperta e stanno bene dentro, insomma, perché sono successi alcuni episodi in questo, per esempio sul decreto che è stato approvato l'altro giorno al Senato, quello il numero uno, diciamo, quello che stanzia 25 miliardi, sì, il ministro degli esteri è riuscito ad avere 150 milioni per una non ben chiara, ora voi direte 150 milioni rispetto a 25 miliardi cosa sono, niente, però io quei 150 milioni li avrei dati più volentieri a quello che riguardava il reparto sanità, che in questa fase è ancora quello più importante.
Comunque, tra il Movimento 5 Stelle e il PD, nell'ultimo periodo ci sono stati vari momenti di tensione. È stato molto importante anche quello di ieri. C'è proprio un concetto diverso che sta venendo fuori, oppure ma che tu si credi sta Claudia nella possibilità oggi Verderami addirittura sul Corriere ventila l'ipotesi di una PD che potrebbe staccare la spina dopo le famose nomine che in questo momento sono rimaste diciamo sotto al tappeto, ma che comunque si dovranno fare arrivati a un certo punto, e addirittura, visto che la tensione, visto che la corda è abbastanza tesa in questa fase, potrebbe arrivare addirittura alla rottura, ci credi? Io quello non... Allora, c'è una parte di PD che sta ragionando su cosa fare, che è molto, come dire, infastidita di questo modo di fare il Movimento 5 Stelle, di questo modo di vedere la politica come se fosse, ad esempio, anche l'altro giorno, torniamo all'IRI. Ecco, questa mentalità statalista, lo Stato che si occupa di tutto, finanziamenti a pioggia, eccetera, è chiaro che alla parte più progressista del PD non può stare bene, non può stare bene. A una parte più di sinistra del PD magari sta bene. Quindi in questo momento si nota una saldatura tra queste due parti. Conte francamente è nel mezzo, perché Conte certamente non può appoggiare linee politiche che sono assolutamente stataliste, eccetera, e invece cerca di tenere più, come dire, la barra più verso un centro, diciamo. Però c'è un problema dentro la maggioranza, non soltanto tra maggioranza e opposizione. Ieri sera è riesploso in tutta la sua potenza, in tutta la sua potenza geometrica, ma c'è un problema grosso dentro la maggioranza. C'è anche un problema per come questo governo sta andando avanti. Allora, io ricordo sempre che è una situazione difficilissima, noi siamo fuori e quindi è troppo facile, come sempre, fare il coach di calcio che dice fare questo, fare l'altro. È una situazione complicatissima, è complicata in tutto il mondo ed è complicata anche per noi, e l'abbiamo tutto sommato gestita prima degli altri e insomma, bene, non lo sappiamo ancora, però ci sono stati molti errori, però anche questi mettiamoli in conto, diciamo, con questa esperienza nuova. Allora, visto, Claudia, che hai parlato di una situazione che è esplosa, vediamo quando sostanzialmente posso c'è stata... Posso dire soltanto una cosa, Andrea, una cosa velocissima. Io ricordo questa cosa qui. L'Italia, noi avevamo un piano pandemico, un piano contro le pandemie, e questo piano non è stato applicato. Fosse stato applicato, e questa è una cosa su cui interpello, bisogna interpellare il governo, c'è un'interrogazione parlamentare in piedi. Se questo piano fosse stato applicato, staremmo raccontando dal punto di vista sanitario un altro film, una storia diversa. Allora, abbiamo detto insomma di questa esplosione, ieri c'è stata netta, diciamo in diretta nazionale, quella del Presidente del Consiglio nei confronti dell'opposizione. Ascoltiamo le parole di Conte. È altrettanto però importante che questo dibattito si sviluppi con chiarezza, senza falsità. Ecco perché mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Il MES esiste dal 2012, non è stato istituito ieri, non è stato approvato o attivato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato, questa volta lo devo dire, devo fare nomi e cognomi, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza. Se ha qualche proposta da portare, la porta chiaramente guardando negli occhi tutti gli italiani. L'Eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo. È una menzogna questa. Secondo, su richiesta di alcuni Stati membri, non dell'Italia, l'Eurogruppo ha lavorato quindi a questa proposta, che non è ancora completata, ma è sul tavolo, di una linea di credito collegata a questo strumento che già esiste, MES, totalmente nuova rispetto alle linee di credito esistenti e diversamente regolate. Terzo, e ad essere ancora più chiari, l'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES, non ha bisogno del MES, l'ho già dichiarato,
l'ho detto più volte, perché non ha bisogno del MES? Perché l'Italia ritiene il MES uno strumento totalmente inadeguato, totalmente inadatto rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. Allora, e abbiamo ascoltato Giuseppe Conte in questo passaggio della conferenza stampa di ieri. Allora, prima di entrare nel merito appunto del braccio di ferro del MES e di chi aveva firmato il MES nel 2012, ci sono puntate e puntate di dibattito di Omnibus e talk show, insomma sono stati pieni su questo argomento che è a lungo dibattuto, sulla responsabilità dell'ultima firma. Io vorrei coinvolgere Alberto Castelverchi, esperto di comunicazione. Sostanzialmente noi abbiamo sempre visto, in tutte le fasi, anche diciamo quelle più complicate, un Giuseppe Conte che, tranne in rari casi, insomma, ricordo l'agosto, pochissimi altri casi, ha accentuato i toni. Il Conte di ieri sera è, diciamo, un'altra persona rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. Sì, decisamente sulla riga. L'episodio dell'agosto a cui tu ti riferisci è quando lui addirittura poggiò una mano sulla spalla di Salvini e si rivolse a Salvini direttamente proprio. Sì, tu cuoque, sembrava una sorta di... E ieri abbiamo visto un Conte decisamente sopra le righe, con un tono di voce quasi tremante. Allora, voglio riprendere la definizione che gli ha dato il direttore De Bellis di Sky TG24 in un corsivo che ha scritto: una specie di fallo di frustrazione. Cos'è un fallo di frustrazione e da che cosa origina? Innanzitutto dalle lunghe discussioni. Abbiamo visto che questa conferenza stampa è stata ritardata di ore e ore e ore. Dalla giornata, insomma, dicevamo prima. E prima questo... doveva essere alle 2 e poi siamo arrivati fino alle 7:30 e mezza la sera. E questo è il primo fianco scoperto di Conte. Allora, se voi ricordate bene, durante il governo giallo-verde, Conte aveva fatto una conferenza stampa per esprimere una sua terzietà rispetto ai due partner di governo, Lega e 5 Stelle, dicendo: io sono il Presidente del Consiglio, pur essendo stato portato al 5 Stelle, ho una mia posizione. In questo caso Conte si trova ad arrivare alle 8 di sera praticamente con una fortissima frustrazione, i nervi a fior di pelle, evidente. Perché anche ci sono... con una forte pressione. Perché c'è uno scontro durissimo all'interno delle forze di governo stesse tra la patrimoniale, in che modo dobbiamo essere vocali. A Bruxelles non ci dimentichiamo che il Presidente del Parlamento europeo Sassoli e Paolo Gentiloni, che sono ormai figure europee ma sono espresse dal PD, hanno toni concilianti, dicono che va bene tutto sommato discutere pacatamente oggi in Europa. Ecco, stiamo vedendo, insomma, c'è una lunga intervista del Presidente del Parlamento europeo Sassoli su Repubblica: il nuovo MES non va respinto a priori, è un fondo salva stati che serve sostanzialmente ed è una posizione a cui fa eco anche Mario Monti dall'Italia, il senatore Monti, che dice: non è ottimale quello che abbiamo ottenuto, ma è una buona base di discussione. Questa è la sostanza politica. Invece Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo 5 Stelle, ha usato toni molto più bellicosi, simili a quelli che stanno usando alcuni membri del governo 5 Stelle. Questo, unito allo scontro con il PD sulla patrimoniale, soprattutto in quota del Rio, diciamo, la proposta di fare una sorta di prelievo sui redditi al di sopra di 89.000 euro, ha fatto probabilmente... Ecco, noi non sappiamo quello che succede all'interno delle discussioni di governo, però non dico che qualcuno dice sono volati stracci. No, però sicuramente la discussione è dura, la tensione è forte. Quindi, sono volati stracci. Ah, ecco, bene, io dicevo... Questa riunione con i capi delegazione, insomma, all'interno questo, Palazzo Chigi, che è stata molto tesa. Finisco subito. Questo racconto in retroscena. Questo è il primo fronte su cui è esposto, insomma, c'è un fronte interno. C'è poi un fronte europeo, nel senso che per diversi anni Conte ha costruito, rispetto ai partner europei, una sua credibilità di figura moderata che sa discutere pacatamente. Abbiamo visto anche dei filmati di repertorio, un atteggiamento molto cordiale verso Merkel, quindi cercare di portare Merkel a fare la parte della mezza colomba e non del falco, parlare con la von der Leyen. Cioè, Conte si è dato come leader di mediazione in Europa, e il fatto che invece, soprattutto dalla base dei 5 Stelle, gli si chiede di assumere in Europa una posizione di battere il pugno sul tavolo, lo mette con i nervi a fior di pelle. E quindi questo è quello che ha fatto dire Marcello Sorgi delle colonne della stampa oggi, che c'è una specie di risveglio della politica. E poi abbiamo visto le dichiarazioni di Giorgia Meloni e soprattutto di Matteo Salvini. Poi ascolteremo anche le parole di Giorgia Meloni. Non c'è niente Volevo di rassicurante. Coinvolgere Piero De Leo appunto su questa domanda, che può suonare come una provocazione. Secondo te, insomma, questi toni che abbiamo visto di Conte nei confronti di Salvini e Meloni erano rivolti effettivamente a loro, o magari erano rivolti più che altro a una base 5 Stelle che, per l'appunto, insomma, visto che nel 5 Stelle in questo momento abbiamo molto parlato e molto dibattuto sull'ipotesi, insomma, di un partito Conte all'interno del Movimento 5 Stelle stesso.
Sostanzialmente, vista la situazione, si voleva lanciare un segnale per dire: guardate, sto portando avanti io questa battaglia nei confronti dell'Europa, nei confronti del MES. Se vado avanti così, mi indebolisco soprattutto davanti ai leader europei. Sì, beh, sicuramente questa può essere una ricostruzione tattica convincente. Conte ha un po' buttato la palla in tribuna, pigliandosela con i bersagli più facili, cioè l'opposizione, in un momento di grande difficoltà interna, che appunto nel patimento delle ore precedenti, anche dei giorni precedenti. Però, insomma, ragazzi, qui se giochiamo di tecnica in un momento così, non è esattamente quello che il paese probabilmente si aspetta e il paese vuole. Per cercare di uscirne un po' rafforzato sul piano interno, in realtà Conte ne è uscito due volte indebolito sul piano della leadership, sul piano anche della caratura da uomo di Stato, perché innanzitutto andare a riacutizzare in maniera così forte uno scontro politico in un contesto, diciamo così, di solidarietà pubblica teorica, perché comunque ieri lui parlava in un paese che è costretto a casa, in uno stato di emergenza, e avrebbe dovuto parlare soprattutto di misure che interessano la collettività, come il prosieguo del lockdown, come l'esito del confronto europeo. Invece stamattina, giustamente, il 60% del dibattito sui giornali, e poi credo anche quello che seguirà sulle agenzie nel corso della giornata, è su questa rottura definitiva del clima. Guarda, Pietro, stiamo facendo vedere le due prime pagine oggi del Fatto Quotidiano e del Tempo, del quotidiano per il quale collabori. Da una parte il Fatto Quotidiano, che celebra insomma un famosissimo libro di Gini e Michele sulle formiche, anche Conte nel suo piccolo si incazza, e dall'altra parte il Tempo, il bullo della diretta. Sì. Sono due letture sostanzialmente diametralmente opposte del Conte di ieri sera. Ma io ti dico una cosa, è che insomma, se uno va a ricostruire l'antologia di questi mesi, insomma, ci sono state, mi pare, 11 conferenze stampa che ha fatto Conte, stamattina le riportava, non mi ricordo quale giornale. Insomma, qui il filo conduttore di queste conferenze stampa è stato sempre un po' quello di buttare la palla sugli altri, cioè dello scaricare la colpa agli altri. Abbiamo iniziato all'inizio con i medici di Lodi, su cui lui scaricò le responsabilità quando stava scoppiando l'emergenza, con un gusto, diciamo così, molto discutibile. E poi abbiamo assistito a continui ping pong con le regioni, e poi ieri ha detto che la colpa dell'opposizione se le trattative in Europa sono difficili. Ora, io credo che adesso non è per fare il CT della Nazionale dal bar, però un leader, un capo di governo, un leader nazionale in un momento del genere non credo si comporti così, perché un leader, almeno stando a quelli che il Premier cita molto volentieri, tipo Churchill, non credo che avrebbe mai fatto una roba del genere in un momento così. Un leader assume su di sé la responsabilità e la traversata del Mar Rosso del suo popolo, utilizzo una metafora di questi tempi, e poi i conti si fanno alla fine. E qui in realtà, purtroppo, il presidente Conte non è stato in grado di parlare al paese in maniera chiara, in maniera profonda, all'anima positiva del paese. Ha dato qualche informazione di servizio e, buttando qua e là qualche puntura, ora al presidente di regione, o alla leader dell'opposizione, ora addirittura ai medici. Ecco, secondo me anche in questo risiede la debacle di tutto quanto, della reazione politica di questo momento. Anche perché poi, tra l'altro, aggiungo che ieri sera non era un giorno a caso, perché era la fine di una settimana in cui gli italiani si stanno accorgendo che i soldi promessi non stanno arrivando nelle 600 Pietro, qui euro, ci entriamo, perché volevo coinvolgere Gianni Trovati appunto su questo, sul fatto della tempistica e sui soldi. Posso, perché Andrea, sostanzialmente aggiungere poi una cosa dopo? Dopo la pubblicità, perché adesso andiamo a pubblicità, ascolteremo anche le parole di Giorgia Meloni, che ha replicato a stretto giro al presidente Conte, e parleremo poi del MES, di quello che è stato e di quello che sarà. Pochi minuti. Thank you.
facile per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fare il bullo con la televisione di Stato. Però mi chiedo anche se sia normale in una democrazia come la nostra, mi chiedo se sia normale che il presidente del Consiglio Conte convochi una conferenza stampa per fingere di dover raccontare dei nuovi provvedimenti presi dal governo e poi di fatto la utilizzi per parlare male dell'opposizione, per accusarla di menzogne, ovviamente senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Mi aspetto di avere la possibilità, attraverso la RAI, di parlare allo stesso numero di cittadini, nella stessa fascia oraria, per spiegare il mio punto di vista. E mi chiedo cosa ne pensi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché va bene essere vicini alla Cina, ma qui siamo un po' più vicini alla Corea del Nord. PS, Presidente Conte, nel 2012 al governo non c'ero io, c'era Monti. Non è bello usare la televisione di Stato per diffondere fake news. Questo è il messaggio ieri di Giorgia Meloni, dato ai social, insomma, che abbiamo ripreso, con questa postilla regata al MES, ripeto, insomma, quello che abbiamo ripetuto tante volte, su quello che è stato il 2011, la stagione 2011-2012, sulle responsabilità da parte del lavoro governo Berlusconi e la firma finale del governo Monti a questo provvedimento. Allora, Claudio Fusani voleva dire una cosa e devo poi... aggiungere una cosa veloce. Parliamo. Io volevo ricordare questo, che Salvini nelle ultime settimane era... finito, tra virgolette, nel senso non aveva più una scena, non aveva più un palco, non solo, è in grossa difficoltà perché in Lombardia sta venendo fuori che il modello sanitario della Lombardia, quindi non sto accusando i medici nessuno, però il modello sanitario lombardo ha fallito, è stato un problema, oltre al fatto sulle chiusure, non chiusure, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo tutti come Fontana sia molto legata a Salvini. Invece c'è un modello veneto sanitario che sta emergendo come vincente, quindi c'era un problema dentro la Lega che vedeva Salvini in difficoltà. Ributtarla in politica, come diciamo noi, quindi ritornare al vecchio schema di scontri all'interno e maggioranza opposizione fa molto comodo a Salvini, così come fa comodo a Conte, anche questo va detto, il quale deve dare risposte urgenti ai cittadini, alle persone che vogliono i 600 euro, alle aziende che sono chiuse, che vorrebbero riaprire, che non possono riaprire, eccetera, eccetera. Quindi questa sceneggiata di ieri, perdonatemi il termine, per arrivare alla frase principale, in qualche modo io credo che abbia fatto comodo ad entrambi, sia a Salvini che a Conte, per non parlare delle questioni vere che hanno ciascuno di loro nel proprio ambito. Che voglio dire, estremizzare, come diceva anche prima Piero De Leo, in questa fase insomma non è che aiuti tantissimo. Vado da Gianni Trovati, perché allora oggi c'è una lunga intervista di Osvaldo De Paolini sul Messaggero a Paolo Gentiloni. Abbiamo infranto un tabù e il fondo è già in cantiere. Allora, parliamo tantissimo del MES, ci sono però tanti altri strumenti sostanzialmente che sono stati, sostanzialmente abbiamo già l'ok per una parte, il fondo Sure, l'intervento della BEI. C'è questo fondo rinascita che è ancora abbastanza nebuloso, insomma, si ballano intorno a 1.000 miliardi, anche se l'Italia sta premendo per portarlo almeno a 1.500 miliardi. Dice Paolo Gentiloni, le linee di credito facilitate del meccanismo di stabilità sono a disposizione di qualsiasi paese voglia usarle per spese sanitarie dirette e indirette, di cura e di prevenzione. Nulla a che vedere con gli interventi salvastati e le relative condizionalità. Penso sia un buon risultato per l'Italia, anche se non spetta a me dirlo. Allora, la domanda è questa, Gianni. Cioè, noi stiamo parlando sostanzialmente di un meccanismo, di uno strumento che l'Italia ha detto di non voler utilizzare. Che il Partito Democratico sostanzialmente, con le parole di Gentiloni, ma anche Sassoli, sostanzialmente dice lo strumento è lì, è sbagliato dire no a priori, sbaglio? E questo sostanzialmente è il tono. E Conte dall'altra parte invece predica sostanzialmente sul fatto che questo fondo, cioè dire che sostanzialmente questa cosa non verrà mai utilizzata dall'Italia e rischia l'Italia di non firmare quel documento, si arriverà fino a questa posizione? Sì, ed è lo stesso Conte che nell'intervista al Financial Times di un paio di settimane fa invece proponeva di finanziare col MES gli interventi per la salute, la sanità, eccetera, eccetera. Quindi naturalmente la posizione ribadita ancora ieri con forza, forse troppa forza, in conferenza stampa dipende dal fatto che in questa fase se lui dice qualsiasi cosa di minimamente diverso dal no al MES,
esplode sostanzialmente il gruppo dei 5 Stelle, quindi la maggioranza. Però vorrei una tua opinione, al netto della polemica politica, l'accordo che si è trovato fino adesso è un buon punto di caduta per l'Italia? Ma l'accordo che si è trovato fino adesso prevede tre strumenti pronti e uno quasi pronti e uno futuribile. Quelli pronti sono il MES nella nuova versione, sono questo fondo SURE per gli ammortizzatori sociali e sono i finanziamenti della Banca Europea degli investimenti. Queste tre cose qua sono sostanzialmente pronte perché già esistevano la BEI e il MES nel funzionamento dei meccanismi europei, e poi il terzo SURE era già in fase di cantiere, diciamo così, mentre di questo Recovery Fund, cioè il fondo per la ricostruzione che dovrebbe per la rinascita che dovrebbe essere finanziato da debito comune, per ora è una postilla ignota, diciamo così, alle dichiarazioni dell'Eurogruppo. Quindi, come dire, non ci dobbiamo dimenticare un po' di dati anche concreti, no? Il primo, la liquidità, i fondi alle imprese, ma anche allo Stato, per combattere la crisi servono oggi, servono domani, non servono nell'ottobre del 2022, probabilmente nell'ottobre del 2022 ne serviranno altri e forse, se tutto va bene, nell'ottobre del 2022 avremo avviato il Recovery Fund. Anche forse. Perché Gianni, aiutami a ricordare, in questa fase, in questo momento, al di là dei soldi che sono stati dati ai comuni e che i comuni sostanzialmente hanno anticipato per i buoni spesa, tutte le altre operazioni che sono state fatte nei vari decreti, al momento, diciamo, questa liquidità è finita praticamente poco se non zero, insomma, alle imprese, ai lavoratori. Sì, perché per due ragioni. Il primo, perché dopo il decreto di marzo noi non abbiamo spazi di finanza pubblica, cioè per finanziare altre misure dobbiamo passare in Parlamento e chiedere al Parlamento la possibilità di aumentare il deficit. Prima di quello noi non abbiamo fondi di finanza pubblica per coprire misure di spesa. Tanto è vero che lo stesso il decreto aprile, che ancora un po' che slitta, diventerà da solo il decreto maggio, perché aprile poi c'è una sua limitatezza, diciamo, fisica, il decreto aprile dovrà finanziare di fatto anche, dovrà coprire in termini di finanza pubblica anche il decreto liquidità, cioè quello sui prestiti alle imprese che è stato già approvato e che per ora ha una copertura sostanzialmente minimale, fatta rimodulando dei fondi di bilancio che già c'erano. Quindi c'è un tema proprio di agibilità della finanza pubblica, c'è un tema poi di rapidità di attuazione delle norme, perché il punto del tempo, cioè il fattore tempo nella erogazione di fondi al sistema economico privato e pubblico, è il fattore strategico. Quindi se noi discutiamo di fondi che dovrebbero essere costituiti ex novo in base a un accordo europeo che ancora non si trova e che poi va tradotto in meccanismi, ci vuole un'autorizzazione alla emissione di debito da parte di un nuovo soggetto, eccetera, eccetera, discutiamo di roba che appunto traguarda i prossimi 2 o 3 anni, mentre noi abbiamo bisogno di intervenire nelle prossime 2 o 3 faccio settimane. Una postilla a questo tuo ragionamento, lo scrivi oggi anche sul Sole 24 Ore, il fondo SURE, quello che riguarda appunto gli ammortizzatori sociali, sono intorno ai 15 miliardi, no? E tu hai fatto un calcolo che durerà praticamente per un mese. Ma insomma, il fondo SURE è una cosa molto bella, perché solidarietà finanziata in modo comune per la disoccupazione, ma ha una sua limitatezza. Dice fino a 100 miliardi nell'eurozona, sì. Vuol dire che insomma noi toccherebbero circa 15 miliardi, che sono i costi, è un calcolo, diciamo, banale, ragionieristico, sono i costi in questa fase di circa un mese o pochi giorni, più di un mese, di cassa integrazione. Ma del resto noi dobbiamo ricordarci che il bilancio della Unione Europea vale l'1% del PIL dell'area. Nelle settimane precedenti alla crisi i paesi hanno litigato selvaggiamente per settimane sulle dimensioni del bilancio europeo. La lite verteva sulla seconda cifra dopo la virgola, cioè 1,07, no, 1,09,
1% del PIL. In Italia, per fare una proporzione, un bilancio dell'1% del PIL ce l'ha una regione di non eccessa grandezza. Insomma, questo probabilmente fa capire, la regione Abruzzo, dell'intervento. La regione Abruzzo ha un bilancio pari all'1% del PIL italiano e quelle sono le possibilità di intervento. Castelvecchi voleva intervenire su questo? Sì, oltre alle cose ottimamente dette a Trovati, io vedo due rischi. C'è questo problema di liquidità breve, lo dice il Sole 24 Ore già stamattina, 3 mesi sono troppi, nel senso che ci sono centinaia di piccole e medie aziende che hanno un problema di liquidità immediato, cioè non sanno come arrivare a fine aprile, a fine maggio. C'è un'altra cosa che, di cui non sento parlare in queste settimane di dibattito, perché si dibatte, ma intanto, anzi, due altre cose. La prima è che si rischia un clamoroso scollamento dal paese reale. Cioè tu hai in metà Italia non ci sono né gli iPad né i computer a casa per poter studiare, hai comunque una situazione in cui, diciamolo, è una cosa di cui si è parlato anche a proposito di arretratezza del sud, hai una parte non piccola del sud che lavora al nero, piccole imprese edili, dove probabilmente lì ci sono situazioni di disperazione economica. Quindi io immagino questi milioni di italiani che guardano la TV in questi giorni e dicono: questi stanno dibattendo del sure, del mess, ma la mia vita quotidiana intanto è già nel dramma. Quindi questo, c'è un rischio di frustrazione sociale. E su questo, si diceva giustamente prima, c'è un ritorno in campo di Salvini, perché Salvini ha un buon argomento. Dice: io ho fatto 204 rilievi al governo Conte perché io ascolto le partite IVA, gli agricoltori, ascolto i piccoli imprenditori e qui nessuno mi ascolta. Questo è un primo punto. Aggiungo anche, c'è una nuova allerta da parte anche del capo della polizia sia sui gruppi criminali che sull'instabilità sociale, sui gruppi criminali che fanno la denuncia sociale del paese. Ecco, la grande banca sociale dei gruppi criminali, ma anche la possibilità di sacche di rivolta non piccole a questo punto. L'altro aspetto importante, già detto da Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, ribadito da tanti economisti, ci sono miliardi e miliardi di fondi europei già assegnati per le infrastrutture, per le grandi opere, che noi abbiamo sempre poco e mal speso. Cioè, perché non sento dire da nessuno, né al governo né all'opposizione, forse perché diciamo che in questi ultimi 10 anni non li abbiamo spesi? Ignazio Visco disse: la vera grande opera pubblica italiana 2 anni fa al Festival di Celle Rimini sarebbe attivare questi fondi, perché ne partirebbe un grande piano per infrastrutture, ma anche per la piccola edilizia, la messa in sicurezza. Cioè, sostanzialmente il problema è che i fondi europei che noi abbiamo già stanziati, non ho sentito nessuno dire sblocchiamoli e mettiamoli, cioè, appena l'Italia riapre, su che scrittura di piano industriale la riapriamo l'Italia. Io mi auguro che la Commissione... Ecco, infatti è l'Europa che ce lo dice questo. Stiamo dicendo che, ad esempio, noi dobbiamo ancora spendere 50 miliardi. Esattamente, sono risorse importantissime. Non siamo stati capaci di spenderli, come stavi dicendo tu, e quelli dovrebbero lasciarli liberi, svincolati dal... Ecco. Cofinanziamento che ogni Stato deve fare per quei soldi. E queste sono risorse enormi, perché erano fondi già assegnati. Io mi auguro che la Commissione dell'ottimo, perché si tratta di un ottimo manager, come Vittorio Colao, sia in grado di indicare una scrittura di piano industriale al nostro Paese dove questi soldi ci sono e vanno spesi subito, e che invece Colao non si trovi impastato tra direttori generali di ministeri, forze politiche, contrafforti sociali, problemi di blocco amministrativo, per cui, pur mettendo insieme un think tank di cervelli molto bello, poi si trovi impastoiato in quella che è la lentezza della burocrazia, e che magari si trovino poi, no, i soliti magistrati che vanno a intervenire su alcune cose che non piacciono per gli appalti. Ecco, questo è un problema molto serio. I fondi ci sono, per esempio, i fondi europei. Perché non se ne parla? Questo è un tema... E tra l'altro l'Europa, adesso do la parola anche a Piero De Leo, prima volevo segnalare che oggi sull'Avvenire c'è una lettera, insomma domani è il giorno di Pasqua, il Presidente del Consiglio ha voluto scrivere una lettera al quotidiano Avvenire, al direttore Marco Tarquinio: le scrivo nei giorni più difficili che la nostra storia recente ricordi, nel pieno della Settimana Santa, preludio a una Pasqua che rimarrà scolpita per sempre nelle nostre vite. Ogni giorno questo dramma interpella le nostre coscienze, scrive il Premier al direttore di Avvenire. Proprio nel momento nel quale le misure di distanziamento sociale ci allontanano fisicamente l'uno dall'altro, sperimentiamo nella misura più intensa la dimensione della comunione, nella consapevolezza, come ha ricordato il Papa, di trovarci tutti sulla stessa barca, aggiunge il Premier Conte. Torno da Pietro De Leo sul proprio il ruolo di Giuseppe Conte. Allora, sul MES a questo punto la palla è rimandata al 23 aprile, che è il giorno, insomma, del Consiglio europeo. I capi di Stato dovranno prendere una decisione sostanzialmente su cosa fare o cosa non fare. Saranno 2 settimane, insomma, intense da questo punto di vista. Nel frattempo
Conte, che tipo di rapporto dovrà avere a questo punto con l'opposizione? Cioè, ma dopo lo schiaffone di ieri sera, dovremmo tornare a parlare nuovamente di una cabina di regia? Si è tanto parlato, insomma, di questa cabina di regia con l'opposizione. Che sarebbe decisivo e quantomeno più che auspicabile un intervento del Presidente della Repubblica in merito, perché dal 31 gennaio, da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, che i rapporti con l'opposizione si sono incentrati in una continua serie di tira e molla, strappi, liti, di cui alcune esplicite e altre meno. Mi riferisco ad esempio al battibecco tra Conte e Salvini durante proprio il tavolo del confronto, e Salvini aveva twittato qualche minuto prima che c'erano disfunzioni nel sito dell'INPS e Conte si era risentito. Insomma, mi pare che sia abbastanza lacerato questo tipo di rapporto e finora non ha portato a nulla, anche perché, come sottolineano i leader dell'opposizione, tutte le istanze, e questo l'ha sottolineato anche Forza Italia, che è quella tenuta fuori dallo scontro, la forza tenuta fuori dallo scontro di ieri sera, dall'attacco di ieri sera di Conte. Insomma, tutte le istanze, tutti gli emendamenti presentati al Cura Italia sono stati pressoché respinti. Insomma, a questo punto io direi che proprio un intervento del Colle potrebbe essere l'unico modo per rimettere un po' a posto i cocci, per quanto secondo me la situazione sia abbastanza irreversibile. Anche perché Pietro, mettendomi nei panni dei leader, diciamo, europei, quelli più falchi da questo punto di vista, Rutte per l'Olanda, insomma la stessa Angela Merkel da quel punto di vista, cioè andare poi a un tavolo di trattativa e avere davanti il Presidente del Consiglio che non ha esattamente tutto quanto il paese dietro, cioè si fa una trattativa proprio non esattamente ad armi pari. No, certo, è sicuramente un fattore di debolezza questo, è un fattore di debolezza, poi specialmente acuita anche dal fatto che, come dicevate prima giustamente, anche nella maggioranza ci sono dei solchi abbastanza importanti. Insomma, io poi volevo aggiungere a quello che diceva il professor Castelvecchi sulla questione delle aspettative del paese reale, dell'economia reale, anche per completare il quadro rispetto al mio precedente intervento. Questa settimana abbiamo visto che c'è stata una novità non da poco, cioè che nella platea dei professionisti destinatari dei 600 euro, insomma, alcuni in corsa sono stati esclusi perché sono cambiate le norme, cioè chi è iscritto a una cassa privata e contemporaneamente all'INPS viene escluso da questo beneficio. Insomma, questa è una cosa che sta generando malcontento, sta generando anche dei disservizi nell'elargizione di questi fondi, ma al di là proprio dell'aspetto monetario, dell'aspetto, diciamo così, meramente della quantità di soldi, è proprio indice di una disfunzione che ha attraversato un po' tutta questa gestione della crisi, cioè si è giocato troppo con le emotività, con le aspettative. Molti professionisti non è che già se la passavano bene da prima, insomma, sventolare un beneficio per poi parare davanti un ostacolo o un inghippo burocratico non favorisce un mood positivo all'interno del paese, fermo restando che poi restano dei gravi problemi, ad esempio nelle periferie dei grandi centri urbani, che sono stati documentati in maniera molto puntuale dai giornali questi giorni. C'è gente che senza mezzi termini invoca la spesa proletaria. Insomma, è un paese ferito, è un paese impaurito in questo momento, è un paese che già non veniva da una fase economica buona, perché tutti i dati di fine 2019 erano dati piuttosto critici. E quindi questo enorme impatto con una restrizione della libertà così significativa, questo ribaltamento della quotidianità, se non gestito bene, se chi ha il timone non lo tiene bene saldo in mano, non è capace di parlare al paese veramente, rischia di fare spettorare situazioni veramente pericolose. Claudia Fusani, volevo chiederti, l'abbiamo parlato all'inizio, poi non l'abbiamo approfondito, insomma, della proposta del Partito Democratico di mettere questa che è stata ribattezzata una patrimoniale, ma che in realtà, insomma, è una forma di tassazione nei confronti dei redditi più alti, che è un po' caduta un po' nel nulla ieri, anche è stato un po' una sorta di fulmine da questo punto di vista, in una situazione
E tra l'altro con oggi sui giornali anche una presa di distanza da parte del leader del Partito Democratico Zingaretti nei confronti del capogruppo Delrio, che è stato assieme a Melilli insomma promotore di questo emendamento. Che è successo? Ma perché succede quello che cercavo di spiegare prima. Cioè c'è una parte del PD, ovviamente noi bisogna ricordare che al governo c'è anche Leo, non bisogna dimenticarcelo Leo, perché Leo sta andando molto d'accordo con i 5 Stelle, quindi c'è una parte del PD con Leo che si stanno saldando su alcune posizioni molto a sinistra, io le voglio definire così, però insomma alcune posizioni che vedono lo Stato molto presente in ogni azione. Ricordo tutta la vicenda Sace, insomma, quindi c'è questa, come dire, si stanno saldando queste forze più a sinistra, lasciando un po' spiazzate la parte più progressista del PD, che è quella che sta andando in sofferenza, infatti, e che anche a livello di chat di gruppo, diciamo, sono un po' in sofferenza rispetto a quello che sta accadendo. Per esempio, il tavolo famoso con le opposizioni. Ad esempio, Forza Italia ha chiesto alcune cose giuste. Per esempio, in questo momento servirebbero tutto quello che sono i cosiddetti voucher per il mondo del lavoro. In questo momento servirebbe quindi smontare quello che è il decreto dignità. Tutte cose che francamente potevano essere fatte anche a costo molto, molto, come dire, zero quasi, e non sono state accettate. Perché? Perché ritorniamo al discorso di prima, cioè perché comunque il Movimento 5 Stelle ha detto assolutamente no, una parte del PD e Leo hanno detto no, e quindi Conte si è trovato nel mezzo. Però quelle richieste che aveva fatto Forza Italia, se non sbaglio anche la Meloni, erano giuste, andavano portate avanti, perché in questo momento c'è bisogno di sburocratizzare tutto e nel mondo del lavoro c'è bisogno di ritornare a una flessibilità che purtroppo tutti noi stiamo vivendo, non per scelta ma comunque perché siamo obbligati. Quindi il voucher è uno strumento che in questo momento può servire, potrebbe essere utile. I 5 Stelle hanno detto no. Sono tanti i punti su cui si stanno, come dire, scollando nella maggioranza, con questa particolarità che una parte del PD, quella più a sinistra, è d'accordo con questa linea. Quindi io non so poi come andranno avanti, però allora, c'è una forte sofferenza. Ho visto Gianni Trovati educatamente alzare il dito, forse voleva aggiungere qualcosa. Sì, volevo soltanto aggiungere una cosa, scusa, perché comunque sennò qui non si parla di Salvini. Salvini doveva assolutamente, questa cosa gli è arrivata, è stata perfetta per lui. Salvini era in grossa difficoltà, non aveva più un podio, non aveva più un posto. No, ma era un concetto che avevi espresso prima, insomma, da questo punto di vista, insomma, l'estremizzazione. Bisogna averlo centrale questo concetto. Cioè lui è l'ultimo treno per far fuori Conte, scusate il termine poco elegante, però per Salvini è esattamente il pezzo. Diciamo che hai reso l'idea. Gianni Trovati. Sì, no, sull'addizionale, diciamo, sui redditi, il contributo di solidarietà. La tassa della solidarietà, così chiamata, ecco. Sì, sì, esattamente, ma è tutto vero, naturalmente c'è, come dire, un dato politico, una lettura più di sinistra, eccetera. Poi, ecco, l'idea di ipotizzare una nuove tasse in questa fase è già un'idea particolare, diciamo, su un piano politico, ma poi c'è anche un piano pratico che non va mai dimenticato. Questa roba raccoglierebbe circa 1,3 miliardi e ci metterebbe un anno di tempo, perché l'IRPEF funziona così, quindi ci metterebbe un anno di tempo a raccogliere 1,3 miliardi. Noi per il decreto aprile, che dobbiamo fare appunto entro aprile, abbiamo bisogno di 60 miliardi, 1,3 miliardi in un anno contro 60 miliardi in un mese. Quindi forse il calcolo costi-benefici prima di fare questa proposta non è stato raffinatissimo, mettiamo così. Allora, Claudia Fusani, 30 secondi. Posso aggiungere una cosa dopo su questo? No, fallo subito, Pietro. Sì, e poi dico che anche il messaggio politico e culturale che si dà, no, in un momento del genere è del tutto sbagliato, perché insomma l'impatto di questa crisi del coronavirus sul nostro paese avrebbe potuto essere molto più doloroso se non ci fossero stati
i privati benestanti, gli industriali, che comunque si sono spesi con donazioni, con riconversioni industriali, con iniziative private di solidarietà, che hanno lenito molto la sofferenza sui territori. Quindi proporre una tassa del genere in questo momento è un segnale sbagliatissimo che sta dando. Allora io ringrazio Gianni Trovati. Ringrazio Piero De Leo, con Claudio Fusani. Grazie. Che ricordo è una delle autrici di Ai tempi del virus, quando la nostra vita non fu più quella di una volta, sostanzialmente. Qui vediamo la copertina, ci sono almeno una trentina di autori, vedo, dal 36 per raccontare sostanzialmente la casa editrice All Around. Per raccontare sostanzialmente come si sta vivendo in questi periodi, insomma, a casa e nelle difficoltà che tutti quanti conosciamo. Grazie Claudia, ringrazio gli ospiti di questa parte, resta con me Alberto Castelvecchi, perché nella seconda parte invece parleremo, insomma, con categorie come il mondo dell'agricoltura, il mondo del turismo, della ristorazione, che stanno vivendo in questo momento, in questa fase, sotto Pasqua, forse uno dei momenti più bui. Pochi minuti e poi torniamo in diretta. Alle prime luci dell'alba è cominciato il massiccio esodo romano per il lunedì dell'Angelo, giornata meglio nota col nome di Pasquetta. Secondo approssimativi calcoli, non meno di 500.000 quiriti hanno varcato le storiche mura, dirigendosi alla spensierata conquista di monti, colline, laghi e marine. Piccoli Luna Park sono sorti un po' dovunque. La calda giornata ha favorito ottimamente il commercio dei gelatai, nonché di altri improvvisati commercianti. I dominatori della giornata sono stati i micromotori, che in fittissime schiere hanno saldamente occupato le strade. Di questi popolarissimi mezzi di locomozione si sono serviti gli attori della compagnia di Lullo per la loro Pasquetta. La Falk, la Guarnieri, Balli e i loro compagni, uniti sulla scena, non si sono voluti separare neppure per la più tradizionale delle gite. Ultimo a giungere è stato di Lullo. Non si attendeva che lui per distribuire le parti. Scampagnata quindi che unisce l'utile al dilettevole. Breve parentesi gastronomica e si riprende. Il tempo è prezioso per questi bravi attori. Infatti tra pochi giorni inizieranno una lunghissima tournée che li porterà nel Sud America. Di Lullo è anche il regista della compagnia ed eccolo nell'esercizio di queste specifiche funzioni. Così ognuno passa la Pasquetta a modo suo e a sera il gran ritorno. Abbiamo voluto riprendere con queste immagini da Mark Ord, una settimana incob di 63 anni fa, era il 1957, più che altro per ricordare quella che è una cosa che fa parte un po' della tradizione degli italiani, è quello di stare insieme, quello di fare quella che è chiamata la cosiddetta gita fuori porta, insomma in quella Roma post bellica, di quelle immagini sui prati, insomma, tra l'altro anche con queste belle giornate di oggi. Questo per parlare di che cosa? Per parlare di alcuni settori sostanzialmente che in questo momento stanno vivendo una fase molto complicata, molto molto complicata. Do il buongiorno a Dino Scanavino, che è il presidente della CIA Agricoltori Italiani. Buongiorno. Buongiorno. È rimasto con noi qui Alberto Castelvecchi. Allora, io partirei da lei, Scanavino, perché in quelle immagini sostanzialmente si vedevano gente, italiani in festa, come li ricordiamo fino all'anno scorso sostanzialmente, condividere, trovare nel cibo, nello stare insieme un momento totalmente conviviale. Come ci si organizza per questa Pasqua? E poi passiamo a quelli che sono i problemi del vostro settore. Beh, per noi la Pasqua, la Pasquetta erano due giornate importanti, soprattutto per i nostri agriturismi, per il turismo rurale, perché le nostre aziende ricevevano nelle cantine e nei laboratori i cittadini che dalle città in particolare si spostavano per una giornata verso le campagne. Quest'anno abbiamo provato a mantenere contatto proponendo il pranzo di Pasqua consegnato a domicilio, cercando di portare i nostri prodotti direttamente nelle case, utilizzando anche l'e-commerce, però abbiamo provato a rimanere in contatto con i nostri clienti, amici, cittadini. Allora Scanavino, andiamo invece su quelli che sono sostanzialmente i problemi del vostro settore. Voi all'interno del vostro settore, al di là dell'agricoltura, così come la conosciamo, insomma, avete segnalato il problema del latte, il problema degli agriturismi, ecco, appunto per parlare del turismo stesso, la filiera del grano, ma anche la floricoltura. Sì, diciamo che il florovivaismo e l'agriturismo sono i due settori dell'agricoltura oggi più colpiti.
l'agriturismo, perché segue le stesse dinamiche della ristorazione, della ricezione turistica, e quindi ha sostanzialmente una chiusura totale. Il florovivaismo, perché è stato chiuso per un lungo periodo, essendo un settore con una stagionalità molto breve, ha sofferto molto. Oggi è aperto, però diciamo che anche nelle intenzioni d'acquisto dei cittadini non ci sono i fiori e le piante al primo posto, e la limitazione della mobilità. Scalamino, si aspettava qualcosa di più ieri sera dalle parole di Conte sulle aperture? Noi non ci aspettavamo molto di più, perché eravamo in contatto con il ministro Bellanova, che ci aveva un po' anticipato le cose, e quindi eravamo preparati. Certo che la mobilità verso i nostri punti vendita, i nostri agriturismi, sarebbe stato un elemento che avremmo salutato con molto favore. Certo, bisogna stare alle regole, noi ci stiamo, però soffriamo molto, ecco, soffriamo davvero dal punto economico molto, e non so come ne usciremo. Castelvecchi, parlavamo appunto della tenuta anche psicologica, no? Mai come nei momenti delle festività, dove sostanzialmente le famiglie amavano stare insieme, la mancanza di un punto di riferimento che viene a mancare, certo, sul morale non aiuta? No, non aiuta. Credo che però, ecco, diciamo, si è assistita ad una trasformazione proprio sociale, culturale, antropologica di quello che noi consideriamo la famiglia italiana. Cioè, io credo che in questo momento chi starà meglio in questa Pasqua e Pasquetta saranno le famiglie medie o mediamente numerose. In qualche modo la tenuta del pranzo in famiglia, anche se non fai la scampagnata proverbiale fuori porta, riesce. Ci sono tante famiglie mononucleari, cioè single, studenti che non hanno fatto la famosa fuga al sud e che si trovano fuori sede. Ci sono persone divorziate, persone separate che devono gestire i propri bambini, magari in separazione. C'è tutta una situazione per cui, quando oggi diciamo famiglia, diciamo tante cose diverse in Italia, per cui probabilmente questa... Io credo che non è un caso che si stiano riscoprendo quelle forme di religiosità, di meditazione telematica, di social media, e non per niente la Chiesa anche ieri ha pensato bene di donarci questa Via Crucis a piazza vuota, che però ha avuto un'intensità enorme, facendoci capire che probabilmente c'è anche un po' una riscoperta e della religiosità in famiglia e dei riti laici di famiglia, cioè lo stare insieme, il giocare a carte, il vedere la televisione. Certo, e dovremmo convivere sostanzialmente per un po' di tempo con tutto questo. Dice. Per quello che riguarda l'agricoltura, se posso fare una piccola giunta, sì. Io volevo sentire Scannamico se che diceva, perché noi credo che oltre a questo fatto immediato, gli agriturismi e quindi quelle centinaia anche di migliaia di addetti stagionali, solo nella ristorazione, ci dice la Federazione Italiana del Cuoco, ci sono 400.000 stagionali, ma c'è anche il tema oggi delle semine. Oggi noi andiamo a avere le semine che poi genereranno i raccolti di autunno, e questo è un problema che riguarda tutti i paesi che hanno agricoltura. Negli Stati Uniti se ne stanno preoccupando, e anche delle potature. Ora lo so che sembra che io, però io leggo rapporti economici e so che semine e potature sono cruciali per questo periodo, per andare a poi a vedere l'output, cioè la produzione dell'agricoltura. Quindi io vedo un problema di parte finale della catena agroalimentare, in cui la ristorazione, ho letto un appello dove sono più di 10-20 infatti sigle. Potremmo chiedere a Scannamino il tema relativo, che risposte state avendo dal governo sulle raccolte? Perché in questo momento credo che sia un problema urgente. Abbiamo un problema molto serio di manodopera che non c'è. Noi scontiamo anche le problematiche legate alla mobilità limitata da parte di altre nazioni che tipicamente ci forniscono la manodopera per le raccolte. Pensiamo alla Romania, ad esempio, che ha delle condizioni di chiusura molto simili all'Italia. Noi abbiamo una comunità romena, circa 50.000 operai, che ogni anno raggiungono i nostri frutteti, i nostri orti, i nostri vigneti per le raccolte. Oggi sulle semine abbiamo un problema che si sta risolvendo, perché avendo riaperto l'industria di fabbricazione delle macchine agricole, riusciamo ad avere i pezzi di ricambio e quindi lavoriamo. E questo è uno dei punti di apertura di Conte di ieri. Esatto, di ieri, e quindi per questo stiamo andando bene. Abbiamo avuto l'apertura anche della manutenzione del verde, non della formazione di nuovi parchi e giardini, ma della manutenzione del verde. Noi avevamo sollecitato molto, perché si deve capire che se le alberate non vengono trattate in questi momenti,
rischieremo poi in estate di veder cadere gli alberi sulle automobili a Roma, a Milano o a Torino. E quindi fortunatamente il governo ha capito l'emergenza, noi possiamo farlo ancora per 10-15 giorni, poi gli alberi avranno le foglie, non si può più fare. Quindi i tempi dell'agricoltura con i tempi della burocrazia non coincidono quasi mai, e a volte diventa difficile far capire alla politica che certe operazioni, come diceva bene l'ospite che è con me, come diceva bene, certe operazioni culturali o si fanno ora oppure si perdono i raccolti, oppure si mette a rischio anche la sicurezza dei cittadini. E la sicurezza alimentare. Allora, io alimentare il buongiorno. La sicurezza alimentare, ma che è fondamentale, che è fondamentale, assolutamente. Certo. Do il buongiorno a Ivana Ielli. Sì, poi le do la parola a Scannavino, perché siamo riusciti, adesso abbiamo in collegamento Ivana Jelinic, la presidente della FIAVET, la Federazione Italiana delle Associazioni Imprese, Viaggi e Turismo, e do il buongiorno anche a Claudio Gargioli, chef, ristoratore romano, insomma, di generazioni. Buongiorno. Buongiorno, adesso arrivo anche da Gargioli. Jelinic, stavamo parlando del tema relativo agli agriturismo. E parlavamo di questa Pasqua sostanzialmente a dir poco amara per tutti quei settori che lavorano all'interno di questo mondo, che è il viaggio, che è la ristorazione, che è sostanzialmente che è la produzione agricola. Qual è lo stato di salute in questo momento del vostro settore? Allora, il settore del turismo nella sua trasversalità in questo momento vive un blocco praticamente totale. La situazione è di fatto pesantissima, perché il lockdown ha provocato ovviamente l'impossibilità per le persone di muoversi, e questo significa nessun viaggio, nessuna prenotazione, molte strutture chiuse, le agenzie di viaggio ancora sono chiuse, la maggior parte di alberghi, ristoranti, agriturismi è tutto di fatto bloccato, chiuso. Questo vuol dire che un momento come Ponte Pasquale, una perdita enorme, perché normalmente la Pasqua, diciamo, sancisce l'inizio della stagione, è il primo ponte, la prima stagione dove si comincia la stagione estiva. Jelinic, di quante persone stiamo parlando sostanzialmente, calcolando le persone che lavorano all'interno del mondo, appunto, delle agenzie di viaggi, degli alberghi, di che numero parliamo? Quante persone sono coinvolte? Significativo fra quelli assunti in maniera diretta piuttosto che quelli che comunque lavorano anche in formato stagionale. Non sono meno delle 100-150 persone. E quindi da questo punto di vista, voi adesso le misure che il governo ha messo in piedi rispetto, ecco, voi sicuramente più di altri settori, perché fate appunto del movimento, della movimentazione delle persone, dei viaggiatori, il core business. Che tipo di, ecco, adesso la rivediamo, c'è un problema di stabilità del telefono, credo. Che tipo di garanzie avete avuto dal governo? Ma allora, in realtà al momento ancora il turismo è uno di quei settori che non ha visto realmente concretamente delle misure in campo effettive essere in pista. Stiamo aspettando tutti che finalmente il governo si accorga del turismo e quindi cominci a fare delle azioni mirate specifiche. Il problema è che un settore come questo, che è stato il primo a entrare in crisi, probabilmente sarà anche l'ultima a uscirne, perché sono coinvolti una serie di ulteriori fattori. Immaginate soltanto, per esempio, il trasporto aereo, immaginate tutto quello che è la paesia degli stranieri che arrivano in Italia, e che chiaramente non dipende soltanto da noi, ma fa parte di un sistema estremamente complesso che riguarda anche le altre nazioni, dove finché la situazione epidemiologica anche da loro non si regolarizzerà, chiaramente tutte queste persone non potranno arrivare in Italia, e quindi significa che il turismo riprenderà probabilmente, alcune stime dicono che forse la nostra prima vera stagione sarà quella del 2021. Allora, io intanto dico anche alla regia, se è possibile, insomma, migliorare il collegamento con la Jelinic. Vado da Claudio Gargioli. Gargioli, buongiorno.
Buongiorno. Allora, una domanda secca e molto diretta. Ha i suoi dipendenti, le persone che lavorano con lei, che cosa sta dicendo in questi giorni? Ma guarda, io sto sentendoli ogni tot giorni perché cerco di tranquillizzarli. C'è da considerare che Armando Alpanteo è un po' una famiglia, quindi io mi sento molto, molto obbligato nei confronti di tutti i miei dipendenti. Li sento, loro sanno perfettamente che ci sarà da stringere la cinta, perché purtroppo il nostro è stato un settore, come diceva prima la signora, che è stato tra i primi a chiudere, non ha avuto né una rinomanza di eroi né di persone di un lavoro di prima necessità. Quindi apriremo tardissimo, probabilmente ci saranno almeno credo 50.000 persone, attività che avranno grandi difficoltà a riaprire. Noi abbiamo... Per non parlare poi, Gargioli, di come si aprirà, nel senso che poi... Ecco, sì, ma infatti il problema non è tanto quello, perché allora, prima si parlava di un discorso di aiuti da parte dello Stato. Se lo Stato, come si parla, ci dà questo aiuto della cassa integrazione e di un aiuto sul pagamento dei canoni di affitto, che tanti di noi, come noi stessi, siamo con dei canoni piuttosto elevati, considerando che noi passiamo al centro di Roma, quindi potete immaginare quello che è. Se diciamo il governo ci dà questo aiuto, uno segna un po' la cinta e va avanti, pensando poi il discorso che la maggior parte del nostro lavoro si svolge anche con il turismo. Il turismo si muove quando c'è tranquillità. La tranquillità si avrà quando? Quando si sarà scoperto questo benedetto vaccino che permetterà di camminare, di vivere una vita, diciamo perlomeno abbastanza normale. Ovvio che noi, essendo un ristorante che esiste da tantissimo tempo, un ristorante storico, avrà dei suoi clienti che appena potranno verranno a trovarci. Però anche lì è il nostro è un piccolo ristorante che porta una 35ina di persone. Per mantenere le distanze, questi posti verranno dimezzati, non lo so come potremo andare avanti. Infatti questa sarà l'operazione, Gargioli, mi riferisco anche a Castelvecchi, insomma, sì, che questa nuova task force guidata da Colao dovrà occuparsi. E noi ce lo auguriamo in maniera diretta. C'è già sul tavolo, ecco, è molto interessante il collegamento che è stato fatto tra il comparto turismo e il comparto ristorazione. Io torno a dire, innanzitutto c'è un appello sul tavolo di tutto il comparto della ristorazione, dai gelatieri ai cuochi di elite, alla Federazione Italiana Cuochi, agli Charme Hotel, tutti quanti che dicono attenzione alle rate di leasing, ai mutui, alla cassa integrazione, perché veramente è un comparto che sta soffrendo. Poi c'è un tema molto molto grande su cui veramente deve darci una mano tutto il comparto informazione e in parte anche i nostri servizi di informazione e sicurezza. Perché paesi ostili al nostro già da qualche settimana stanno conducendo campagne di immagine sui problemi del sistema Italia. E noi sappiamo quanto il turismo è sensibile a questa cosa. Cioè in sostanza siamo sotto attacco, ecco. Siamo sotto attacco per fake news, per una serie di cose. È stata addirittura nominata una task force sulle fake news. L'immagine del sistema paese rischia di uscire... Se la narrazione è non andate in Italia perché vi infettate... Io faccio recentemente... È vero anche che questo problema adesso è allargato anche ad altri paesi. Sì, ma l'Italia è particolarmente a rischio perché è particolarmente pregiato quello che facciamo nella ristorazione, quello che facciamo negli alberghi. Quello in dubbio. E abbiamo un sistema stagionale che, come è stato ricordato prima da Ianni, comincia la sua stagione adesso e la finisce a ottobre, che rischia di finire distrutto da questa cosa. E allora il tema che secondo me va affrontato è anche quello di sostenere proprio l'attrattività. Con Ryanair che ha bloccato, io lo dicevo qualche giorno fa a degli amici, siccome vivo a Roma,
quanto ci dava fastidio vedere questo turismo un po' cialtrone, no? Questo turismo Ryanair, lo chiamavo io, centinaia di persone che bivaccano. Per rispetto per Ryanair, ecco, chi lavora. Appunto, dici, ma appunto, io tante volte come cittadino di Roma dicevo, ma questi con che sono arrivati, con EasyJet, con Ryanair, vengono, stanno 3 giorni, mangiano... Quanto li rimpiangiamo adesso? Adesso il grande cartello che mi piacerebbe esporre è venite, perché voi portate ricchezza, perché portate ammirazione verso il nostro paese, perché anche se passi quei 2 o 3 giorni a Roma, racconti com'è veramente Roma, che sarà pure sporca, ma è la più bella e la più grande capitale del mondo in termini di rinomanza d'immagine, di beni culturali. Bisogna fare uno sforzo tra Ministero dei Beni Culturali, tutto quello che è il comparto appunto degli agriturismi e del turismo, gli chef, la ristorazione, unire le forze, perché il vino è la narrazione del sistema paese che rischia di uscire fatta a pezzi, ed è questa narrazione che noi dobbiamo sostenere, perché è uno dei core business del nostro paese, un paese che ha 2000 km di coste e rischia di vedere la stagione balneare in ginocchio. E questo fa parte, diciamo, di questa rinnovata resistenza dove tutti quanti noi siamo protagonisti sostanzialmente. Devo dare una notizia, perché allora c'è una lettera dei capigruppo di Lega, abbiamo parlato prima insomma delle polemiche del Premier Conte nei confronti dei leader dell'opposizione, lettera dei capigruppo di Lega, Forza Italia, Fratelli Italia al Presidente Baracchini, Presidente della Vigilanza RAI, convocare subito la Commissione di Vigilanza oggi stesso per discutere delle chiave e dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a chiedere una lettera appunto ai capigruppo di Vigilanza dei 3 partiti di centrodestra. Pochi minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta a parlare di questo argomento. Ultima parte del dibattito di Omnibus, insomma stiamo parlando di 3 settori dell'economia italiana fondamentali, pilastri insomma per l'economia italiana, che sono il turismo, la ristorazione e l'agricoltura in questo momento di crisi da coronavirus. Riparto dalla Jelinic, perché noi ovviamente ieri sera abbiamo ascoltato le parole di Conte di questa quarantena prolungata fino al 3 maggio e quindi con la Pasqua si porta via anche i vari ponti del 25 di aprile, il ponte del 1 maggio. Però questo era anche un po' il periodo dell'anno dove gli italiani cominciavano a guardare all'estate. Ecco, e da questo punto di vista, con il governo c'è un dialogo aperto? Ora è ovvio che passeremo un'estate diversa da tutte quante le estate che abbiamo passato fino adesso, ma la possibilità almeno di quando ci sarà data la possibilità, per l'appunto, scusate la ripetizione, un incentivo per restare in Italia? Allora, in realtà il governo sta valutando diverse ipotesi, tra cui anche quella di un cosiddetto bonus vacanza, per incoraggiare in qualche modo i connazionali a rimanere in Italia e quindi a spendere i propri denari all'interno del territorio nazionale. Noi siamo molto favorevoli ovviamente a tutto quello che può essere uno stimolo al settore, quindi tutto quello che possa in qualche modo essere di sostegno e di aiuto al turismo nostrano. Sarà un'estate difficile, sarà un'estate complessa, sarà un'estate dove sicuramente molte modalità alle quali noi eravamo abituati storicamente forse saranno messe in discussione. Uno degli argomenti di cui si è dibattuto molto in questi ultimi giorni è se oppure no verranno per esempio aperte le spiagge. Questo, e lì c'è stato l'allarme dei balneari. Esatto. Quindi immaginatevi quanto tutto questo possa andare a incidere sulle scelte chiaramente che gli italiani potranno andare a fare. Voi immaginatevi banalmente, no? Una delle situazioni classiche che si verificano in questo periodo, questo era il momento dove ci si recava in agenzia di viaggio, si chiedeva al proprio consulente magari un suggerimento, un'indicazione, soprattutto per esempio per i villaggi turistici, no? Parlando di coste, parlando di mare. Voi dovete tenere conto che in questo momento noi non sappiamo né quando si potrà andare, chi potrà rimanere aperto, ma soprattutto anche le modalità, perché per garantire la sicurezza chiaramente ci sarà bisogno di introdurre delle procedure, dei sistemi che possano garantire la piena sicurezza dei fruitori delle strutture turistiche. Immagino anche i costi di manutenzione, insomma. Quando si riapre una qualsiasi casa, ovviamente bisogna rimettere a posto delle cose, ecco, fatta una metafora molto banale. Un conto è il prezzo di una stanza, ovviamente all'interno di una struttura che lavora a pieno regime,
quindi certo, ha un abbattimento dei costi perché certo, c'è una modulazione ovviamente tra quello che sono gli incassi e le spese che bisogna sostenere. Se è necessario ridurre, ipotizzo, del 50% la propria capacità ricettiva piuttosto che di un terzo per il semplice fatto di dover garantire il distanziamento sociale, ed è verosimile che ci possano essere delle ripercussioni su tutto questo, sempre che i nostri connazionali poi effettivamente possano muoversi, perché da non sottovalutare c'è anche un impatto psicologico molto, molto forte in questo momento, che è la paura del contatto con gli altri, anche se non ravvicinato, e anche la paura del muoversi. Discutevo con dei vertici di Trenitalia che dicevano, per esempio, che in questo momento, immaginate le frecce, sì, la classica freccia rossa, immaginate un Roma-Milano, piuttosto che i vagoni normalmente che contengono 500 persone, in questo momento viaggiano con una capacità di 150 persone, proprio per garantire il distanziamento sociale. Quindi un po' perché non c'è richiesta, ma un po' perché le modalità sono proprio cambiate, è cambiata completamente il nostro approccio al viaggio e la dimensione. Si parla addirittura forse del fatto che ci vorranno mesi e mesi prima che potremmo ritornare anche a una condizione normale per quanto riguarda il traffico aereo. Immaginate, cioè, qualcosa di banale e normale, salire su un aereo e arrivare in posto qualsiasi del medio raggio in Europa, quando si parla di Spagna, quando si parla di Grecia, in realtà oggi sono paesi in difficoltà maggiore rispetto all'Italia. Quindi sicuramente non saranno destinazioni che potranno essere usate dagli italiani nel periodo estivo. Castelvecchi voleva aggiungere qualcosa a questo. Sì, è una riflessione proprio di metodo che mi viene da fare ascoltando chi così bene rappresenta il turismo. In questo mese noi siamo andati tutti a lezioni di futuro, cioè si dice che usciremo dalla crisi Covid entrando finalmente nel terzo millennio. Per esempio la mia università ha trasferito completamente le lezioni online, stiamo imparando ad essere interattivi. Voi giornalisti adesso avete i collegamenti Skype, sì, fate molto telelavoro, ci si accorge che in questi mestieri questa esperienza di apprendimento potrebbe arricchirci addirittura di nuove modalità. Potrebbero integrare più che altro. I nostri bambini. Da questo punto di vista io penso che anche le lezioni all'università, come le lezioni a casa che stanno facendo i ragazzi, il contatto comunque manca. Quindi manca il contatto, però abbiamo anche scoperto che si crea una nuova economia che potrebbe andare a arricchire la prima. Quindi comunque stiamo facendo. Certo. E i nostri bambini ci stanno dando lezioni di futuro, perché ci fanno capire quanto loro sono già dei nativi della. C'è un'unica cosa che non si può fare in telelavoro, una vacanza. Io ci voglio andare a Lampedusa, ci voglio andare a Selinunte a visitare gli scavi, voglio andare in una città che è stata fino a 2 mesi fa la perla del cool europeo, cioè la città che è rinata con un piano dopo l'Expo, no? Che è diventato uno centrico. Voglio vedere, voglio sentire, voglio assaggiare, voglio toccare. Ecco perché dicevo che c'è proprio bisogno di fare uno sforzo, perché sono preoccupato dal fatto che è il movimento con il 90% del trasporto aereo e più di metà del trasporto ferroviario a terra, dopo la crisi coronavirus in fase 2, comincerà una sorta di guerra commerciale tra i paesi per l'attrattività dei flussi turistici che ripartiranno. Lì dobbiamo essere bravi. Vi do un dato. Io sono un appassionato dei riti della Settimana Santa. Sono stato lo scorso anno a Siviglia, che ha 1 milione di presenze per la Settimana Santa. Quest'anno le ha perse, ovviamente. Come cercherà Siviglia di risalire la china? Gli spagnoli, se sono più furbi di noi, cercheranno di magari fare altre. Ecco, noi dobbiamo veramente progettare un sistema di attrattività che rifaccia ripartire i flussi turistici. E che possa essere a medio lungo raggio. Perché dopo la liquidità breve c'è proprio il problema di non perdere posizioni nella scala internazionale dei paesi che pur sempre, il nostro è un paese che ha decine di milioni di presenze turistiche, e questo è un fatto che poi genera anche il nostro alone di credibilità all'estero. Allora, adesso volevo coinvolgere Scannavino e Gargioli invece su un altro tema che riguarda l'oggi e l'ora e che riguarda il pranzo e la cena, sostanzialmente il cibo a domicilio. Molti di noi, tanti di noi, poi ne parleremo anche con lo chef Gargioli, si stanno sostanzialmente, al di là delle foto che vediamo sui vari social e video, tra di noi impiastricciati con farina a tentare di fare la pizza, oppure tanti altri insomma, piatti da cucinare o da provare o da testare, però sostanzialmente ci sono tutti quei ragazzi, quelle persone, giovani e meno giovani, uomini e donne, che si affannano con le biciclette a portarci il cibo a casa. Voi della CIA state portando avanti un'iniziativa, vero Scannavino? Sì, noi abbiamo attivato
ormai 2.000 imprese in Italia agricole che consegnano a domicilio i pasti, in alcuni casi, ma più in generale i prodotti confezionati, prodotti sezionati, e quindi mettono in condizione le persone di continuare ad avere anche una relazione con le aziende agricole con cui prima avevano relazione, perché si recavano da loro direttamente. Sta andando molto bene. Abbiamo assistito innanzitutto prima gli anziani, perché seguendo l'indicazione che non ci si doveva muovere da casa, l'Associazione dei Giovani Agricoltori di CIA ha lanciato questa iniziativa dicendo ai nostri pensionati, che sono 500.000 quelli che aderiscono alla CIA, rimanete a casa, noi vi portiamo la spesa, facendo spesa presso appunto le aziende agricole. E questa è stata l'iniziativa che ha funzionato e che ha dato anche un po' di sollievo a chi soprattutto aveva nella ristorazione e nel commercio di prossimità il proprio sbocco commerciale. Pensiamo al vino, pensiamo alla frutta, alla verdura, di chi non va alla grande distribuzione. Ecco, proprio per la grande distribuzione, Scannavino, ma voi vi state confrontando con la grande distribuzione per cercare sostanzialmente di sostenere appunto le imprese italiane, visto che sugli scaffali, bene o male, chi va al supermercato, vediamo sempre i soliti marchi, quelli a cui siamo abituati, insomma. Da questo punto di vista vedremo più italiano? Ma noi lo speriamo, per ora ci stiamo lavorando molto e abbiamo una relazione molto dialettica con la grande distribuzione, perché io sostengo che c'è ancora troppa roba straniera sui banchi della grande distribuzione, a partire dalla carne bovina, che oggi è in Italia, è disponibile in particolare nelle pezzature più pregiate, perché la ristorazione è ferma e quindi abbiamo a disposizione i migliori tagli. Eppure noi continuiamo a vedere carne irlandese, carne francese, carne polacca e troppo poca carne italiana. Vale anche per l'ortofrutta. Noi dobbiamo incentivare, io non dico costringere, incentivare la grande distribuzione a mettere sul banco, fino a quando ce n'è, prodotto italiano e poi anche quello straniero. Questo è il miglior contributo che si può dare a un'attività che non ha lo smart working, che deve andare in campo tutti i giorni e che è impegnata per fornire cibo sano, fresco ai cittadini. Bisogna che la grande distribuzione risponda a queste nostre esigenze, allargando l'area anche ai clienti che non erano tradizionali, quelli che andavano da un'altra parte, che avevano un mercato di prossimità. Pensiamo a chi produceva mozzarelle o formaggio fresco per l'indotto delle pizzerie di Roma o di Napoli o di Torino. Ovviamente queste attività sono completamente ferme, non hanno più clienti, improvvisamente le hanno perse. Infatti è una delle domande che volevo fare allo chef Gargioli. La prima era appunto sul i fornitori, perché insomma un ristorante come il suo, come tutti quanti i ristoranti, insomma, hanno dei fornitori. Cosa sta dicendo, come vi state, qual è l'interlocuzione in questa fase? E poi l'altra domanda è: per chi cucina in questo momento lo chef Gargioli? Ho visto che fa parte, insomma, di questa rete di chef Io Cucino a Casa, insomma, che almeno in qualche modo fa compagnia agli italiani, dando segreti sulle varie ricette. Allora, bene, lo chef Gargioli sta naturalmente cucinando per casa sua, perché diciamo si diverte a provare alcune cose o far vedere alla gente come si fanno correttamente alcune cose. No, io prima di parlare di questo, volevo parlare del discorso del delivery, cioè di portare le cose da un'altra parte. Il discorso è questo: non si può, cioè per mangiare non è un problema il mangiare, perché la gente a casa mangia, non c'è bisogno che siamo noi a portargli da mangiare alla gente. Il ristorante è un parla di ristoranti, non dei produttori, ecco, in questa fase. No, parlo di ristoranti, ovviamente. Sì. Parlo di quello che riguarda la mia categoria. Diciamo che noi siamo un qualcosa che dà un servizio che va oltre il mangiare. Dà un servizio di accoglienza, dà un servizio di consiglio, dà un servizio di sentirsi a casa e di andare a trovare
una persona che ti fa sentire bene quando stai là. Il portare a casa noi le cose non risolve niente, non risolve niente. Poi ovviamente ci stanno delle attività non che... Non ha neanche un effetto consolatorio, Gargioli? Sì, è proprio come un palliativo. A che cosa serve? Cioè, io penso che il cliente, quando viene dentro da noi, ha un rapporto, un approccio diverso, nel senso che si va a cena e quindi si è felici, è un momento ludico. Io quando dicevo prima del discorso che noi in questa situazione ci siamo trovati spiazzati perché non siamo stati né eroi e né niente, è quello che mi rammarica, perché non si capisce poi fondamentalmente la funzione che hanno i ristoranti e le attività analoghe alla mia. Cioè noi siamo quei punti di riferimento che fanno in modo che una società sia coesa, che sia contenta di vivere certi momenti. Ecco, io mi accaloro un pochino nel dire questo, perché adesso sembra che portare a casa le cose sia la panacea per tutto. No, non è così. È solo prolungare un'agonia. È solo prolungare un'agonia per le persone che non l'hanno mai fatto. C'è solo il pericolo che chi ha ancora qualcosa da poter dare la vada a investire in una situazione che non l'ha mai visto protagonista e che quindi potrebbe addirittura finire quelle risorse che gli sono rimaste. Diciamo la strada alternativa da questo punto di vista. La Jelenic, non so se voleva aggiungere qualcosa a questo sulla ristorazione. Sì, allora è chiaro che no, io immagino nella mia vita normale fuori da questo contesto, quando noi costruiamo un pacchetto turistico, no, che costa di tanti pezzi diversi, quindi c'è il trasporto, c'è la parte pura della ricettività, c'è la parte della ristorazione, no? E per tutti noi, soprattutto la parte della ristorazione, è qualcosa che è vero, ci rende felici e, come dire, e ci allieta l'animo in qualche maniera. Però io invece sostengo che il delivery sia un'opportunità per quelle aziende che invece decidono chiaramente di proseguire la propria attività con questa nuova e diversa modalità, sicuramente complessa per chi non è tradizionalmente strutturato per eseguirlo, però mi faccia dire, chef, è un po' una consolazione, non potendo andare al ristorante, almeno ricevere a casa un piatto cucinato magari da lei piuttosto che da un altro ristorante al quale siamo abituati. È una maniera per sentirci ancora un po' quasi normali, no? E poter riavere anche quei gusti che oggettivamente, per quanto tutti ci piace piastricciarci con la farina o tentare di fare i piccoli chef a casa, però in realtà poi molto spesso non siamo in grado di riprodurre. E quindi il delivery sì, diventa una consolazione, ma in certe situazioni diventa anche, se correttamente gestito, ripeto, anche una risorsa, magari per chi riesce, proprio per la propria tipologia di business, no? Dove magari è una cucina, trovare delle vie alternative di business, insomma, da quel diciamo punto di vista. Chi è che lo fa, chi è che l'ha fatto e ha la possibilità di farlo, probabilmente farà bene a seguitare a farlo. Chi è che non l'ha mai fatto ha delle problematiche. Io mi sono, adesso mi è venuto in mente che mi ha domandato prima sul discorso dei fornitori. Sì, esatto. Ecco, lei la materia consideri prima. Che, sì, io purtroppo non avevo risposto perché l'ho preso da quell'altra cosa, ma consideri che un ristorante come il nostro, il Mandalpanteo, che sono 60 anni che esiste, ha dei fornitori radicati oramai che ultra decennali e che manteniamo i contatti con loro continuamente. Prima si è parlato dei caseifici, che noi scarichiamo mediamente 20 kg di mozzarella a settimana e probabilmente queste mozzarelle che venivano da Cancello Arnone e questi fornitori qui saranno in gravi ambasce e io onestamente non l'ho più sentiti. Il mio macellaio che viene dalla Tuscia, da sopra Viterbo, ci contatta spesso e siamo in contatto spesso con lui come con
con quegli altri fruttivendoli. No, le ho fatto questa domanda, Caccioli, sai perché? Mi rivolgo a Scanavino, sì. Perché adesso è arrivata la notizia, c'è cioè l'agenzia, ne avevamo accennato prima del pericolo, insomma, della criminalità organizzata. Il ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, ha mandato una circolare ai prefetti in cui si dice alle difficoltà delle imprese del mondo del lavoro determinate dall'emergenza coronavirus potrebbero accompagnarsi gravi tensioni a cui possono fare eco da un lato la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall'altro il rischio che nelle pieghe di nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali. Allora, Scanavino, cioè, questo è un tema forte, cioè, l'importanza dello Stato in questa fase deriva anche dal fatto che se non c'è un'alternativa c'è un'altra della quale non vogliamo neanche pensare. Ma sicuramente la criminalità ha sempre tentato di infilarsi, di inserirsi nel sistema di relazioni di lavoro tra il lavoro agricolo e appunto la disponibilità di operai per periodi magari brevi e in quantità importanti. Noi abbiamo bisogno di sostegno da parte delle autorità affinché si tratti con la diplomazia per aprire dei corridoi verdi in sicurezza, perché i lavoratori extracomunitari e anche comunitari possano arrivare in Italia e poi provare a dare delle forme di flessibilità, a fare delle sperimentazioni con i cassi integrati, con chi ha la quota, il reddito di cittadinanza, cioè con tutti coloro che potrebbero, facendo risparmiare anche lo Stato, mettersi a disposizione. Tutti dare un contributo, ecco. Allora faccio chiudere a Castelvecchi 30 secondi questa parte. Un'immagine di allarme e un'immagine di speranza. Quando il procuratore, l'allora procuratore Pignatone a Roma, fece 500 milioni di euro di sequestri a Roma, per più di metà erano ristoranti. Ristoranti dove già la criminalità organizzata si era inserita con il riciclo. Questo è pericolosissimo. Il ristoratore che non ha soldi per ripartire, arriva al mafioso e gli dice: ecco, sono io la tua banca. L'immagine di speranza, invece, sentivo lo chef di Armando al Pantheon: i ristoranti sono luoghi meravigliosi perché nascono amori, nascono amicizie, le colazioni di lavoro sono un modo per conoscersi tra partner di lavoro. Certe volte quando io faccio il profilo d'immagine di un mio cliente, quando lo assisto, dico: raccontami in che ristoranti vai, perché i ristoranti che tu frequenti, quello più trendy con le luci scure, quello dove ci sono i ristoranti classici, sessantenni che fanno il cameriere da 40 anni, silenziosi con i tavoli legno, i ristoranti tipo trattoria, i ristoranti con il food, sono tanti stili, tanti modi per fare quella che si chiama la food experience, ma anche vivere delle splendide esperienze di socialità. Sono il sale e il pepe delle nostre città, questi posti. Ecco perché ha ragione chi dice dobbiamo sostenerli, perché il ristorante è proprio un luogo di civiltà in cui nascono momenti importanti. Ci sono contratti di lavoro, ci sono accordi, ci sono relazioni umane che nascono e vivono e certe volte muoiono. Gli addi degli amanti che piangono al tavolo: mi avevi detto che mi volevi bene, quante volte l'abbiamo visto? Il ristorante è un luogo di vita. Quando il tuo ristoratore di pesce ti dice: dottore, avevo rimasta per lei quella sogliola perché so che veniva lei, questo ti apre il cuore. Sono momenti che si creano, momenti di relazione. Beh, ci lasciamo questa immagine struggente. Questo è l'augurio che noi vogliamo. Castelvecchi, che ringrazio ovviamente, ringrazio Ivana Jelenic, ringrazio Paolo Scanavino, di essere stato, Dino Scanavino, mi scusi, è stato con noi. Ringrazio Claudio Gargioli. In bocca al lupo a tutti voi, in bocca al lupo a tutti noi. Il mio personale augurio di buona Pasqua. Domani Omnibus non ci sarà, il dibattito non ci sarà, tornerà lunedì con Gaia Tortora. Un augurio, un ringraziamento personale a tutti quanti voi, a tutte le persone che lavorano in questo studio, in regia e alla produzione, e l'augurio di una buona giornata, un buon sabato. A presto. We'll be right back.